Presidente Emiliano, una svolta per la Puglia, questa un po' una scoperta, un po' un traguardo della ricerca, anche se poi riceve un premio per l'innovazione. Semplicemente l'Università di Foggia con il gruppo Casillo hanno messo a punto una procedura per consentire al glutine di rimanere dentro il grano e di non essere dannoso per i celiaci. Quindi una cosa che entrerà nelle case di tutti i consumatori del mondo, perché questa è una malattia sempre più diffusa e che consentirà soprattutto a queste persone di non sentirsi discriminate. È così forte l'impatto sulla vita quotidiana di miliardi di persone di questa scoperta, che questa scoperta è anche un media sul quale la Regione Puglia può far correre una sua personale immagine proprio nella dedizione all'innovazione che è stata coltivata in questi anni. Quindi è qualcosa di straordinariamente importante, soprattutto se sapremo tirare fuori da questa scoperta tutte le implicazioni della scoperta, anche producendo cibi qui in Puglia che possono essere poi distribuiti in tutto il mondo con le caratteristiche non solo della scoperta stessa, ma con le caratteristiche della nostra cucina. Significa poter mandare il pane, non dico di dove perché non voglio, ma il pane pugliese in giro per il mondo, con la certezza che essi possono essere non solo consumati, ma essere presentati come l'effetto e il prodotto di questa innovazione incredibile che consentirà, ripeto, a milioni e milioni di persone di consumare gli stessi cibi di tutti gli altri, che elimina una discriminazione fortissima, perché insomma chi va a tavola con un celiaco spesso è costretto a vedere che dalla borsa tira fuori il pezzo di pane e mangia il suo pane, che è una possiamo definirla come la risposta più efficace all'Expo, che è pugliese, all'Expo appena finito. Ma possiamo dire che siamo in coerenza con l'Expo 2015. Buon lavoro. Grazie. Andiamo. Yeah.